la nostra ludoteca. Beh, ti premetto che noi abbiamo aperto da poco. Siamo abbastanza conosciuti nel territorio, ma evidentemente non ancora tantissimo, perché penso che più famiglie avrebbero potuto usufruirne. Noi abbiamo avuto più di 20 richieste in effetti, e poi una frequenza giornaliera di bambini fra gli 11 e i 14, che non sembrano non essere molti, ma di fatto noi parliamo di 11, 12, 13 famiglie che sono state un po' scaricate da questa preoccupazione di cosa fare con i bambini durante le vacanze. Pure perché, Sabina, insomma, l'alternativa che cosa sono? I nonni per chi li ha, babysitter? I nonni per chi li ha e le babysitter, certamente. A pagamento. E comunque non è la stessa cosa, certo, a pagamento, è chiaro, è ovvio, questo nostro servizio era gratuito per tutti. Senti, Sabina, no, pure per capire, perché naturalmente voi non siete stati l'unica struttura nel primo municipio ad accogliere sia diciamo il bisogno che veniva dal municipio, sia a mettervi a disposizione con le vostre progettualità. E invece ci dici come e quando nasce la ludoteca a Trastevere, cosa fate, insomma, al di là dei centri invernali? Guarda, la ludoteca a Trastevere è un progetto del Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi, che è una realtà associativa del terzo settore, se vogliamo definirla così, che nasce storicamente in questo municipio. Noi abbiamo avuto la nostra prima sede a Piazza Benedetto Cairoli alla fine degli anni 60, e in questi anni ci siamo occupati in questo territorio delle diverse forme di disagio psicosociale che si sono presentate. Allora, il CEIS è un'associazione che ha una grossa capacità di lettura delle realtà territoriali e una grossa flessibilità per rispondere a queste. Insomma, per dirti, noi abbiamo iniziato a lavorare qui in questa sede di Lungotevere Raffaello Sancio nell'82 con servizi per le tossicodipendenze, perché all'epoca era uno dei problemi emergenti, sociali emergenti. Dopodiché qui in questa sede abbiamo avuto servizi per senza fissa dimora, e dal 2000 questa sede è stata dedicata al lavoro con minori e famiglie, all'epoca con un servizio che si chiamava Mani Colorate. E siamo andati via via modificando la nostra attività a seconda di quello che erano le esigenze del territorio, delle persone, dei cittadini di questo territorio. Dunque siamo arrivati ad oggi, dopo essere passati per centri di accudimento, spazi famiglia, eccetera, eccetera, a questa proposta, ad accogliere questa proposta del municipio per uno spazio aggregativo per bambini, perché era una necessità. Non ci sono in questo territorio, cioè Trastevere è un posto meraviglioso, ma non è meraviglioso per i bambini, perché non ci sono altre realtà, ce ne sono pochissime. Direi nulla, credo di essere, che noi siamo l'unica ludoteca da questa parte del fiume. Sabina, cosa ti aspetti a tal proposito dal nuovo anno e anche da Roma, se si potesse organizzare magari qualcosa di più grande? Guarda, sì, io mi aspetto proprio uno sviluppo di questo servizio per poter maggiormente rispondere ai bisogni. Ora qui noi rileviamo, è noto, no? Grossi bisogni all'interno della famiglia, ma bisogni a 360 gradi che riguardano i minori, la genitorialità, i rapporti con la scuola, i rapporti con il territorio, l'accesso anche alle risorse territoriali. A volte manca proprio l'informazione, come ti dicevo prima, no? Probabilmente se ci fosse stata una maggiore informazione noi avremmo avuto maggiore richieste durante questo campo invernale, no? Certo. Per cui maggiore diffusione anche di informazioni. Insomma, io immagino questo stabile, che è stupendo ed è una collocazione meravigliosa, come un centro dedicato interamente alla famiglia. Ne vogliamo ricordare l'indirizzo, Sabina? Allora, l'ingresso principale del servizio è sul Lungotevere Raffaello Sanzio numero 11.
mentre invece l'ingresso della ludoteca è in via dell'Arenella 101A. Benissimo, benissimo. Okay. L'unico dall'altra parte del Tevere, ricordiamolo. Sì. Qua i bambini andavano a giocare in piazza, a piazza, come si chiama? Una piazza qua dietro. San Cosimato? Prego? San Cosimato? Esatto. San Cosimato, bellissimo, c'è un bel giardinettino, ma immaginatevi d'inverno. Certo. Poi bisogna parlare anche del tipo di proposta che facciamo ai bambini, perché gioco sì, ma un gioco educativo finalizzato allo sviluppo della persona. Sabina, noi siamo consapevoli, diciamo così, del valore anche culturale ed educativo che avete offerto grazie anche all'azione intraprendente del primo municipio che ha proposto un'innovazione sociale sul territorio con la vostra ludoteca. Vi ospiteremo magari in altri periodi dell'anno per capire come si interviene con le famiglie, con i giovani e con la genitorialità. Ci sembrano politiche un po' assenti in Roma Capitale e magari voi potete in questo senso smentire. Per adesso ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stata con noi e naturalmente buon anno. Io ringrazio voi e disponibili a qualsiasi altro incontro in qualsiasi momento. La famiglia è importante. Grazie Sabina, buon anno. Ciao, grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao. Quando imparerò basta una vita intera, la posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. Guardo allo specchio, ehi ciao come va? Proprio ieri avevo detto mai più qua. Quando scappo dalla sfortuna come un puma, e dei fantasmi diventano di coma piuma. Linea di connessione, banda larga, casa è una gabbia. In strada biciclette e barba, è di moda più lunga che in Arabia. Il ladrone che allunga le sue mani al bar, ma non è Barabba. Ci resto di sabbia per la rabbia che sale, cioè ci resto di sasso, intendevo tipo statua di sale. Mi esprimo male, certe volte spiegarsi un manicomio mi manda in panico come pensare al matrimonio. La mia ragazza non apprezzerà il binomio e diventerà un demonio. Mi toccherà incatenarmi a termosifonio, darle metà patrimonio. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, una posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. E io ci provo a tenere una direzione, ma ogni parte di me vuole avere ragione. Sono quasi sempre diviso, qualcuno ha detto senti Narciso, dovresti provare a fare l'attore con quel tipo di viso. Io nel ruolo del paladino che mette tutti al tappeto Aladino. Non basta essere avanti anni luce, perfino in HDMO, per sfidare il bucio Aladimo. In questo mondo di vecchie facce di bronzo e facce nuove ma con il naso di ponco, tu vuoi davvero sapere dove mi pongo? Diciamo altrove che è molto meglio di conto, che è veramente troppo facile. Quando inizio a fare sul video ipotizio, che quando fai tu è un supplizio. Ed ogni volta è chiaro che certe cose non posso evitarle più. Appena ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, i piatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, la posta e la testa appena ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, i piatti dell'altra sera magico. La gente qua non lo sa, diglielo, sto da un'altra parte. Calma, 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 la gente qua non lo sa, diglielo. Man, man, quando imparerò,
E rientriamo con l'ultima storia dal municipio 15. Dopo aver ascoltato il disagio dei genitori dell'associazione Hermes in municipio 6 e dopo aver dato i microfoni al buon esempio del primo municipio che propone i centri ricreativi invernali anche per i periodi delle festività natalizie a disposizione di tantissime famiglie, ci trasferiamo e chiudiamo la nostra trasmissione con un'ultima intervista a Ponte Milvio. In particolare siamo in Largo Maresciallo Diaz, adiacente la famosa piazza appunto di Ponte Milvio, dove l'amministrazione municipale ha deciso di dare spazio al cosiddetto mercato degli ambulanti. Questa scelta, deliberata dal Consiglio Municipale del territorio lo scorso aprile nel 2017, si è concretizzata solo qualche giorno prima di Natale. Il 20 dicembre sono infatti cominciati i lavori per l'adeguamento dello spazio, che fino a quel momento era adibito a esclusivo parcheggio per i residenti. E sono proprio loro i primi ad essere insorti a difesa di quei 60 posti auto che risultano irrinunciabili in un territorio che ne è carente. Ma i posti auto ovviamente non sono tutto, i cittadini residenti ne fanno anche e soprattutto una questione di vivibilità e accessibilità agli spazi. Se da una parte infatti si chiedeva da tempo di dare una sistemata alla caotica piazza di Ponte Milvio, dall'altra non si credeva che il municipio avrebbe provveduto in autonomia con una decisione che, capiremo perché, ha scontentato tutti. Noi ne vogliamo parlare con Filippo Gelosi, portavoce del comitato Largo Diaz. Buongiorno Filippo. Buongiorno e grazie di questa intervista. Allora Filippo, partiamo un po' dal principio. Come si è arrivati a questa decisione e quando e come siete stati coinvolti voi, se siete stati coinvolti? Allora, come dicevate voi, sostanzialmente verso il 20 dicembre sono iniziati i lavori. Noi in effetti abbiamo scoperto poi di questa decisione pochi giorni prima, quando sono stati posizionati dei cartelli per il divieto di sosta sullo slargo che sostanzialmente è davanti alle nostre palazzine. Da lì poi ci siamo informati e abbiamo in qualche modo appreso che c'era questa delibera che prevedeva una sistemazione dello spazio antistante di Largo Diaz per un mercato destinato ai cosiddetti rotazionali, ovvero diciamo quei venditori ambulanti che si muovono a rotazione all'interno del municipio, quindi non su degli spazi diciamo destinati a quest'uso, che attualmente in qualche modo sono posizionati sulla piazza di Ponte Milvio. Questo chiaramente a detrimento di circa 60 posti auto ed in più sostanzialmente modificando un pochino quello che è anche il layout attuale dell'area che contiene anche un accesso per i nostri posti auto interni al condominio. Che quindi oggi per essere accessibili, visto che è stato fatto un allestimento provvisorio, richiedono di invece di poter accedere diciamo da due accessi, un unico accesso per il quale è necessario, venendo dallo stadio olimpico, arrivare fino in piazza Ponte Milvio e girare tutta la piazza. Diciamo le questioni che noi in qualche modo abbiamo sollevato poco prima di Natale, incontrando poi nel municipio. Ecco, ma infatti Filippo, quello che state proprio queste, no? Perdonami Filippo, quello che ci interessava capire era esattamente questo. Ecco, se c'è stata in tutta questa storia che tu ci hai raccontato, se c'è stato anche un coinvolgimento da parte vostra prima, cioè in fase decisionale, su quello che sarebbe dovuto essere la nuova posizionamento dei rotazionali. Questo non c'è stato, per quanto riguarda il coinvolgimento nostro dei residenti non c'era stato nulla prima e questo ci dispiace, nel senso che noi saremmo stati ben disposti e disponibili, come lo siamo tuttora e come stiamo cercando di fare in questo periodo, ad un dialogo e a un tavolo di lavoro, cosa che di fatto in qualche modo stiamo cercando di fare con l'amministrazione. Ecco, attraverso questo tavolo del lavoro, come lo hai definito tu, quali potrebbero essere le soluzioni alternative per questo largo? Qual è attualmente il vostro dialogo con il parlamentino di Via Flaminia?
Allora, in questo momento la nostra, partiamo dalle osservazioni rispetto a quello che si sta